L'uomo è l'animale più affascinante che l'uomo abbia mai incontrato nell'intero universo. Tra tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra, è quello che ha avuto il maggior successo evolutivo. È anche molto narcisista. Ma è sempre un animale, guidato più dall'istinto che dalla ragione. Quasi un ponte tra le due, come suggerisce Nietzsche. Eppure, pur sapendo tutto ciò, l'uomo sa ancora molto poco su di sé. E davanti al disagio esistenziale del chi siamo o da dove veniamo, si ritrova ancora molto spaesato. Concentriamoci sulla prima domanda: chi sono? Una prima risposta potrebbe essere: io sono il mio corpo, in quanto identificarsi nel proprio corpo è ovviamente una condizione necessaria per la sopravvivenza. Ma il corpo è effimero, mutevole, anche se si potrebbe sostenere come in realtà, seppur mutando nell'aspetto, una persona sia sempre la stessa. Questi sono i miei occhi e le mie orecchie, e lo sono da quando sono nato, so che è vero. Tuttavia, ciò che voglio cercare di fare oggi è dimostrarvi il contrario. Da piccolo frequentavo la casa di un bambino, la cui madre aveva sviluppato una forma di dipendenza da un gioco chiamato Second Life, una forma di mondo virtuale, una realtà simulata lanciata nel 2003 dalla Linden Lab, che sostanzialmente si prefiggeva l'obiettivo di valido sostituto a una vita normale. Nel gioco si potevano acquistare beni convertendo dollari in Linden Dollars, e nel 2009, con 22 milioni di utenti, il mercato del gioco era di circa 500 milioni di dollari. Società importanti come la Coca-Cola o l'Adidas vendevano i loro prodotti all'interno del gioco e vi era ovviamente la possibilità di convertire l'Inden Dollars in dollari veri. E quindi c'erano persone che vivevano lavorando all'interno del gioco, rimuovendo quasi completamente il bisogno di avere interazioni sociali al di fuori di esso. Jason Springer-Koff ha documentato le vite delle persone affette da casi più gravi, ovviamente tramite interviste virtuali, e oltre alla presenza di vere relazioni amorose all'interno del gioco, è affascinante il commento rilasciato dal creatore del gioco, un fisico di nome Philip Rosedale, nell'intervista di Springer-Koff, dove disse: «Essere simulato da computer o da atomi e molecole, a me non fa alcuna differenza». Tra i casi più eclatanti riporto quello di Mark Knapp e Elizabeth Pester, i quali, occupati a giocare, avevano smesso di dare da mangiare alla loro figlia di solo 2 anni, la quale fortunatamente era sopravvissuta. I vicini, non vedendo uscire la coppia dal molto, si erano allarmati e, non ricevendo alcuna risposta, avevano chiamato la polizia, che, al momento dell'ingresso, aveva trovato una bambina in punto di morte. Ciò che le persone dipendenti da Second Life avevano in comune era un rifiuto per le molecole e gli atomi, ovvero sia della realtà che li circondava che del loro corpo. La domanda ora diventa: siamo legati indissolubilmente al nostro corpo o il corpo è solo un mezzo attraverso il quale l'uomo si manifesta? Quanto del mio corpo posso togliere ed essere ancora io? È come se il corpo fosse una maschera, per utilizzare un termine pirandelliano, che dà forma, permette la manifestazione di qualcosa. È personalizzabile e si modifica a seconda delle esigenze di quel qualcosa. Ma di cosa sto parlando esattamente? Della mente di un individuo? Per essere onesti, definendo la mente come le funzioni superiori del cervello di cui si ha soggettivamente coscienza, si potrebbero fare le stesse argomentazioni fatte per screditare il corpo. La mente cambia continuamente, i ricordi, le opinioni, le idee ne sono un esempio. E se la risposta al nostro quesito iniziale, chi siamo, fosse proprio in questo cambiamento? Vediamo un parallelismo con la tecnologia, con un processo che prende il nome di algoritmo genetico, il meccanismo su cui si basano le moderne intelligenze artificiali. Un algoritmo normale è semplicemente una serie di comandi che vengono impartiti a una macchina, che li esegue. Un classico esempio è quello del distributore automatico. All'inserimento di una moneta, se viene inserita una moneta da 2 euro e un pacchetto di patatine costa 30 centesimi, allora il resto sarà di 1,70 euro. Se il prodotto selezionato è il numero 17, allora viene fatto girare il motore che fa cadere una Coca-Cola. Con l'algoritmo genetico invece viene dato uno scopo all'automa, come dai il resto corretto, senza che sappia il meccanismo con quale erogarlo, e lui cerca di eseguirlo come può, fino ad azzeccare la risposta esatta, che utilizzerà poi per elaborare altre risposte, deducendo un metodo generale come il resto si ottiene sottraendo il prezzo del prodotto alla quantità di denaro inserita, tramite un processo deduttivo. Super Mario Land funziona con questo meccanismo. Nel gioco, l'iconico Super Mario si getta al salvataggio dell'altrettanto famosa principessa, dalle grinfie del drago Bowser, passando di livello in livello. La cosa affascinante è che in questo momento non sta giocando un essere umano munito di telecomando, ma un automa, che inizialmente non sapeva niente del gioco, ma gradualmente ha imparato a muoversi attraverso il livello, tramite il meccanismo dell'algoritmo genetico. Come si può notare, alla destra dello schermo c'è una mappa con delle luci intermittenti, la mappa neurale del robot, e a sinistra una versione semplificata dello scenario di gioco. L'algoritmo genetico fa giocare a Mario una partita, con l'obiettivo di completare il livello, partendo con una sinapsi formata a caso, come ad esempio premi la freccia destra del telecomando, che lo fa muovere a destra, comando che Mario esegue e, una volta morto, una volta diventato inattivo per troppo tempo, ne viene generato un altro, il quale imita il Mario precedente, aggiungendo delle mutazioni casuali alla sua mappa neurale, e, ripetendo il processo centinaia di volte, si arriva a questo risultato, un metro per completare il livello e successivi. Per ottenere il progresso vengono selezionati solamente i Mario che mostrano un fitness più alto, ovvero arrivano più lontano nel livello. Ad esempio, il comando di muoversi verso destra è positivo, in quanto la fine del livello è destra, e muovendosi verso destra si progredisce.
Possiamo dire che il giocatore sia l'algoritmo stesso, ovvero il processo che permette a Mario di progredire nel livello, e che muta sia la sua mappa neurale che il giocatore. È quindi possibile che la risposta alla domanda chi sono sia sono un algoritmo molto complesso? Si può ridurre l'uomo a un algoritmo che abbia più obiettivi come non morire o vivere al meglio? L'Homo habilis rappresenta l'inizio di questo algoritmo. Era abbastanza sveglio, costruiva strumenti rudimentali come asce, levigando delle grosse pietre, ma non era abbastanza sviluppato da mostrare quella grande inventiva che caratterizza invece l'uomo moderno, il cui algoritmo è invece molto più elaborato e gli ha permesso di creare cose come questa. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. L'algoritmo ha iniziato a dare i frutti di un progresso intellettivo circa 40.000 anni fa, periodo in cui l'uomo di Neanderthal conviveva con l'Homo sapiens in Europa. L'uomo di Neanderthal era forte, intelligente, forse seppelliva anche i morti, ma nella sua storia non si è mai spostato di molto. Nel momento in cui raggiungeva un confine, il mare o un luogo dove non si sentiva sicuro, tornava indietro. L'Homo sapiens invece faceva cose che non avevano senso. Attraversava terreni instabili, fiumi e mari, senza sapere cosa l'avrebbe aspettato più avanti. Ovviamente ciò ha a che fare anche con l'evoluzione tecnologica, ma sia l'uomo di Neanderthal che l'Homo sapiens costruivano barche, solo che i primi non si allontanavano mai troppo dalla riva. Nell'Homo sapiens c'è, come evidenzia Svante Pavo, un ricercatore di antropologia evolutiva, qualcosa di più. Penso si tratti di follia, sapete? Quante persone saranno scomparse dopo aver navigato nel Pacifico prima di trovare l'isola di Pasqua? Voglio dire, è ridicolo. E perché dovresti farlo? Per la gloria? Per l'immortalità? Per curiosità? E ora andiamo su Marte. Non ci fermiamo mai. Questo ha garantito all'Homo sapiens il successo evolutivo che ha portato fino a noi, una forma di intuizione, che in realtà è un modo carino per chiamare il trial and error, il prova e riprova, processo che l'Homo sapiens ha portato all'estremo. Ciò non dovrebbe sorprendere se consideriamo che il prova e riprova è il meccanismo alla base dell'evoluzione darwiniana. Se una giraffa ha dei figli, il cui genoma differirà leggermente, quelli più alti mangeranno le foglie inaccessibili a quelli più bassi, garantendosi una maggiore probabilità di sopravvivere, mentre i più bassi, una volta svezzati, mangeranno qualcosa tipo la corteccia, i sassi e moriranno. È la natura che tramite il processo di trial and error si migliora. Il processo evolutivo che ha compiuto l'Homo sapiens non è però quello darwiniano. Esso prende il nome di evoluzione memetica. Questa teoria è stata elaborata da Richard Dawkins e Susan Blackmore, e il nome deriva dal termine meme, che nella cultura internet rappresenta qualcosa che diventa virale. Ma nel suo significato più primario vuol dire elemento di una cultura o di un sistema di comportamento trasmesso da un individuo a un altro per imitazione. Il suo meccanismo è molto simile al gioco del telefono senza fili, in cui la parola detta dal primo giocatore continua a cambiare fino a diventare una parola completamente diversa. Immaginiamo che un individuo abbia un'intuizione, ovvero un nesso formatosi casualmente tra due concetti, un messaggio divino, come il collegare il gesto di strofinare due pietre focaie alla produzione di una scintilla. Nel momento in cui l'atto dell'individuo viene visto da altri individui, se essi ritengono, come direbbe Hume, di provare piacere nell'osservare l'azione, la ripetono in maniera diversa. Alcuni migliorandola, altri peggiorandola, ma contribuendo a creare un ecosistema di idee in continuo cambiamento, sistema in cui solo i meme più adatti sopravvivono. Dal fuoco si ottiene la candela e poi la lampadina, dalla ruota si ottiene l'aratro, il carro e poi la macchina. Tutto ciò che è un prodotto umano potrebbe essere definito come un meme. L'effetto dell'evoluzione memetica porta all'arricchimento e al miglioramento del nostro algoritmo ogni minuto, ogni secolo, ogni millennio, andando a cambiare chi siamo realmente. Quindi, cosa siamo realmente? Un algoritmo genetico guidato dall'evoluzione memetica in collaborazione con la darwiniana? Potrebbe essere una buona approssimazione, ma abbiamo dimenticato un fattore importante, l'esistenza o meno della coscienza. Se esistesse, dovremmo includerla in questo ragionamento, chiedendoci se rimanga imperturbabile o varia a seconda dell'evoluzione. La teorica dell'evoluzione memetica, Susan Blackmore, è convinta che non esista, ma che sia semplicemente un'illusione. Nel suo libro, Macchina di Memi, definisce l'uomo come un self-plex, un complesso di memi che utilizzano un corpo come mezzo di propagazione, come se fossero dei parassiti. Quando un self-plex comincia a crescere, fornisce un nido per altri memi. Ad esempio, le persone potrebbero sostenere le loro credenze in maniera molto marcata, utilizzando un linguaggio come io penso, io credo, io voglio. Questo comportamento promuove i memi. Inoltre, nutre la falsa idea che ci possa essere un essere senziente, il quale possiede le opinioni e compie le decisioni. La Blackmore però non è l'unica a sostenere questa tesi. È famosissima la teoria pirandelliana, che pur non negando l'esistenza della coscienza, ritiene che essa sia l'insieme di tutte le sfaccettature del nostro io, che non sia quindi un ente astratto, ma un ente concreto, che da uno diventa 100.000 e quindi nessuno. Il problema dell'esistenza o meno della coscienza non si pone, in quanto la coscienza siamo noi stessi, ossia quelle sfaccettature che compongono il nostro io, nient'altro che quell'algoritmo di cui si parlava prima, la cui crescita e complessità sono scandite dal tempo. Più questo meccanismo è elaborato e più cresce rapidamente, formando sempre più diramazioni del pensiero, o meme.
Tuttavia, nonostante l'uomo abbia una stima molto alta delle sue capacità, le diramazioni del pensiero che ha esplorato in 40.000 anni sono comunque misere in confronto al nostro potenziale futuro. Come l'Homo sapiens non sappiamo cosa ci troveremo davanti nel nostro cammino. È vero, possiamo solamente capire il passato per interpretare il presente, ma migliorarci, imparare, guardarci intorno e capire è l'unico metodo che abbiamo trovato per sopravvivere. E finora ci ha garantito più successo evolutivo di qualsiasi altro animale. È quindi solo continuando a crescere, evolvendo, che scopriremo cosa ci aspetta. Quindi buona evoluzione!